L'Italia è il paese più bello del mondo e su questo nessun italiano è disposto a mediazioni. È il paese più bello del mondo, tutti noi italiani lo amiamo, i luoghi del cuore servono a far emergere delle realtà che noi non conosciamo. Io fino ad oggi il fiume Oreto manco l'avevo sentito, una quantità di luoghi che i luoghi del cuore fanno emergere io non li avevo mai sentiti, ma è questo il bello, è un catalogo spontaneo dell'Italia più bella, più amata e che ha più bisogno di aiuto. Una partnership, quella con Intesa San Paolo, che dura da 15 anni, compie quest'anno 15 anni. Qualche anticipazione per il futuro? No, l'anticipazione è soltanto che nessun progetto che non abbia... cioè i progetti devono avere un'evoluzione per continuare a vivere. Se ci si siede sugli allori i progetti muoiono, quindi abbiamo un sacco di idee per dare ancora più concretezza. Una l'ha già comunicata oggi il Presidente. Per i primi luoghi votati in ogni regione chiederemo alle regioni che ogni voto un euro, e quindi non è soltanto il voto ma è anche la concretezza, ma di idee ce ne stanno venendo tante, soprattutto per raccontare agli italiani che questo è un vero progetto sociale e che l'ho già detto è una vera forma di democrazia diretta, ma non sul sentito dire o perché lo dice uno in televisione allora io ci credo, perché chi vive sul fiume Oreto lo sa per esperienza che quello è uno schifo, chi ha vissuto l'incendio del Monte Pisano lo sa per esperienza, e quindi questo voto, che è un voto di democrazia diretta, è un voto vero, è un bel modo, è un vero modo di esercitare il principio di sussidiarietà che la Costituzione italiana riconosce nell'articolo 118. Quindi questa è la forma di democrazia diretta che a noi piace, non quella sul sentito dire, che purtroppo va per la maggiore.